Ciao a tutti, innanzitutto vi voglio farvi auguri di buon anno, spero che quest'anno 2015 vi porterà tante felicità. Oggi inizio a parlarvi dei verbi russi. Il tema dei verbi nella lingua russa è molto complesso, quindi la divido in due parti. Questa sarà la parte 1. Partiamo. Il sistema verbale russo non è basato sui tempi e sui modi, come in italiano, ma sugli aspetti del verbo. Quindi esistono solo tre tempi verbali: presente, passato e il futuro. I verbi russi presentano due aspetti: uno che definisce l'azione come processo, cioè imperfetto, e uno che definisce l'azione come complemento, cioè perfetto. Questi due aspetti del verbo li vediamo nella seconda parte. Mentre in questa parte vediamo alcune categorie grammaticali del verbo russo e vediamo qualche coniugazione con gli esempi. I verbi russi si distinguono in base alle seguenti categorie grammaticali: vid, cioè il tipo, può essere perfetto o imperfetto; vremya, cioè il tempo, può essere futuro, presente o passato; possono essere attivi o passivi; naklonenie, cioè il modo indicativo, condizionale o imperativo; lizzo, cioè la persona; cislo, cioè il numero, singolare o plurale; e rod, cioè il genere, maschile, femminile o neutro. Le forme invariabili del verbo russo sono l'infinito, il participio e il gerundio. Partiamo con l'infinito. Il verbo nell'infinito in russo ha le desinenze tie, ti o ce. Per esempio, citati, leggere, itti, andare, moč, potere. I verbi regolari in ce si dividono in due coniugazioni, singolare e plurale. La prima coniugazione singolare può essere on citajet, lui legge; ani citajut, loro leggono. Seconda coniugazione, on говорит, lui dice; они говорят, loro dicono. Vediamo la prima coniugazione in indicativo presente. Prima persona finisce con u o iu. Seconda persona, yesh, yosh. Terza persona, yet, yot. In plurale, la prima persona finisce con yom, yem. Seconda persona, yote, yete. Terza persona, ut, yut. Vediamo l'indicativo presente del verbo leggere, citati. Я читаю, io leggo. Ты читаешь, tu leggi. Он, она читает, lui, lei legge. Мы читаем, noi leggiamo. Вы читаете, voi leggete. Они читают, loro leggono. Un altro esempio è l'indicativo presente del verbo звать, cioè chiamare. Я зову, io chiamo. Ты зовешь, tu chiami. Он, она зовет, lei, lui chiama. Мы зовем, noi chiamiamo. Вы зовете, voi chiamate. Они зовут, loro chiamano. Il proverbio di oggi è: Кто сеет ветер, пожнет бурю. Chi semina il vento, raccoglie tempesta. Кто сеет ветер, пожнет бурю. Grazie per l'attenzione, spero che questo video sia stato utile. Спасибо e до свидания.